Ciao a tutti, in questo video per la rubrica Libri importanti voglio parlare di un libro uscito da poco che si intitola Battito di ciglia, che è questo libro qua, che è scritto da Giorgio Cameli, che è un amico romano, e che ha scritto questo libro veramente molto interessante, un romanzo molto interessante, del quale faccio la recensione anche perché è riuscito, secondo me, Giorgio, a fare una cosa molto interessante, a inserire, diciamo così, dei meccanismi e spiegare anche dei meccanismi tipici dell'animo umano in una storia romanzata molto, molto avvincente, che racconta di un omicidio d'amore e sulle indagini fatte per questo omicidio d'amore. E il libro, diciamo, è una sorta di favola moderna dove si intrecciano il passato, si intrecciano il futuro e si intreccia anche il tempo presente. Come nella vita, normalmente noi non viviamo solamente purtroppo nel presente, ma spesso viviamo di ricordi del passato e ci tormentiamo di questi ricordi del passato. E talvolta viviamo di angosce, angosce di un futuro che non si sono ancora materializzate, che non si sono ancora realizzate e forse non si realizzeranno mai. E in questo libro, passato, presente e futuro si intrecciano e all'inizio sembra tutto semplice, sembra tutto che vada in una direzione, poi di colpo le cose cambiano. E quindi sorge la domanda: il destino esiste oppure è un qualcosa che noi possiamo modificare, che noi possiamo trasformare attraverso le nostre azioni? Ecco, in questo libro, diciamo, si cerca di dare una risposta anche a questa domanda. E nel libro emergono proprio delle vere e proprie strategie, diciamo, delle strategie legate proprio alle relazioni sentimentali, a come vivere le relazioni sentimentali, a come gestire le relazioni sentimentali, e per cercare un colpevole che si troverà, non si troverà, questo lo scoprirete soltanto leggendo il libro, che vi suggerisco di leggere, un libro molto, molto recente, perché è stato, diciamo, l'edizione, la prima edizione di aprile 2019, quindi di pochi mesi fa. E però è un libro che merita di essere letto, si legge tutto d'un fiato, volendo, però io suggerisco di soffermarsi in alcuni punti, in alcuni spunti di riflessione, perché dà moltissimi spunti di riflessione, ci aiuta a riflettere anche sulla nostra vita, soprattutto sulla nostra vita sentimentale. Quindi un libro molto interessante. E adesso riprenderò anche appunto a trattare libri in questa rubrica, libri importanti. E quindi vi saluto, vi ricordo il libro molto interessante da leggere, Battito di ciglia, Giorgio Cameli, edizioni Ponte Sisto. Per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ciao a tutti.